Ragazzi, ben ritrovati. Oggi in questo video volevo introdurvi a una tecnica che purtroppo, spesso anche erroneamente, viene collegata soltanto al mondo dello shred, del metal, del super virtuosismo, eccetera. Cioè lo sweep picking. Sicuramente è una tecnica che non ti fa suonare piano, ma è tutt'altro che solo un modo per fare show. È infatti applicata praticamente in quasi tutti i generi, anche se siamo abituati a vederla come marchio di fabbrica di alcuni dei più importanti chitarristi del mondo del metal. Non solo ci permette di suonare in maniera più fluida, di spostarci sul manico in maniera diversa rispetto al solito, ma ci permette di applicare anche un concetto fondamentale di teoria, di armonia, in maniera molto semplice, quasi senza pensarci. In questo video vi spiegherò quindi effettivamente come suonare lo sweep picking, cioè come funziona, come muovere le mani e come utilizzarlo anche in maniera corretta. A riguardo ho creato un corso fatto apposta proprio per capire come muoversi sulla tastiera ed è perfetto anche per capire come applicare lo sweep picking, quindi se vi va di scoprire il mondo della tastiera della chitarra, capirla ancora meglio, troverete il link qua sotto in descrizione. Partiamo con la tecnica quindi della mano destra e della mano sinistra. Il pattern che utilizzerò per spiegarvi i movimenti delle due mani è questo. Un pattern estremamente comune che ha un hammer on e un pull off, uno all'inizio e uno alla fine. Per capire come funziona la tecnica tenete a mente sempre un concetto fondamentale. Il plettro suona sempre una e solo una nota per corda. Possono suonare più note sulla stessa corda, utilizzando hammer on e pull off, ma il plettro si muoverà sempre in maniera ascendente o discendente, in maniera fluida, senza interruzioni e soprattutto senza utilizzare la plettrata alternata. La cosa più difficile da fare, e ricordo che fu un incubo quando ho iniziato a studiare lo sweep, era coordinare mano destra e mano sinistra. Proprio perché la mano destra, il plettro, deve scendere e salire in maniera molto fluida, dobbiamo fare in modo che la sinistra segua, non anticipi, non preceda, non sia più lenta, devono andare alla stessa velocità. Questo ci impedisce di suonare lo sweep picking in questo modo, che è molto molto sbagliato. E cioè quindi plettrando ogni singola nota con dei movimenti piccoli e staccati. Non vogliamo assolutamente questo. Vogliamo un unico movimento fluido avanti e indietro. Probabilmente questa è la parte che mi ha preso più tempo quando ho iniziato a suonare con questa tecnica. Esistono delle piccole scorciatoie per fare in modo che questo movimento venga molto più fluido e naturale. Per prima cosa, quando tenete il plettro in mano, fate in modo di non tenerlo troppo stretto, magari come quando state suonando una ritmica heavy. Qui dobbiamo spostarci in maniera fluida, quindi eviterei prese da morso di alligatore. Il plettro dovrà colpire la corda e passare a quella successiva senza sentire eccessivamente il gradino. Questo non significa però prendere il plettro in maniera troppo morbida, perché si rischia di perdere il controllo e andare facilmente fuori tempo con la mano sinistra. La presa morbida è fondamentale, ma ancora più importante è il lavoro che dovrete fare con il polso. Avete presente quando si dipinge una parete con un grosso pennello? Si prende il pennello dall'impugnatura e si muove il polso su e giù assecondando la direzione in cui stiamo dipingendo. È la stessa cosa. Quando stiamo scendendo utilizzando la tecnica, dobbiamo inclinare il polso un po' in avanti in modo che la punta del plettro non sia esattamente perpendicolare alla corda, ma sia un po' piegata, fa un angolo. Quindi non dobbiamo avere una posizione della mano rigida quando saliamo e scendiamo, ma dobbiamo assecondare la salita e la discesa con il movimento del polso. Assecondare il movimento del plettro con il movimento del polso dimezzerà il tempo che sarà necessario per apprendere la tecnica. In
questo momento non sto utilizzando molto delay e riverbero e overdrive, potrei farlo per un effetto un po' più vellutato, più liscio, ma è giusto imparare la tecnica e sentirla bene con suoni meno distorti. Quando riuscite a farla suonare bene, correttamente, con un suono, diciamo, semi-cranciato come questo, allora riuscirete a farla molto meglio con la distorsione, quindi vi suggerisco di cominciare con un suono del genere. Ci servirà anche stare attenti a non far risuonare le corde che abbiamo appena suonato, e qui interviene il palm muting. Ognuno qui ha la sua tecnica e devo dire che la mano sinistra in questo interviene anche parecchio. Bisogna cercare di non far risuonare tutte le note insieme, oppure sarà come suonare un accordo e non c'entrerà più niente lo sweep. In fase di discesa, il palmo della mano va subito a mutare la corda appena suonata. Invece abbiamo un po' meno controllo sul palm muting della mano destra, perché la mano si sta muovendo inclinata verso l'alto, quindi non riusciamo a intervenire direttamente sulle corde che abbiamo appena suonato per mutarle. Per cercare di rimanere puliti, quindi, e non creare un casino di note e non si capisce più niente, dobbiamo stare molto attenti a quello che farà la mano sinistra. Le dita della mano sinistra avranno il compito di staccarsi dalla nota appena suonata, senza però farla risuonare, quindi con un movimento leggero, non dobbiamo fare un hammer-on ogni volta che passiamo da una corda dall'altra. Questa tecnica richiede molto allenamento perché non si tratta di movimenti meccanici molto staccati tra di loro, è come se fosse tutto un unico movimento e chiaramente quando si tratta di cose del genere deve crearsi in voi la memoria muscolare che sappia quello che sta facendo senza che voi neanche ve ne rendiate conto. Qui non ci sono vere e proprie scorciatoie come la tecnica del polso o della forza con cui tenete il plettro. L'unico modo per entrare in sintonia con le due mani è ripetere e ripetere lo stesso pattern tante volte a velocità estremamente ridotta. In questo preciso pattern, ad esempio, c'è un mini barré tra queste due note. In questo caso è bene cercare di muovere le dita, soprattutto quelle che devono fare dei barré del genere, come se stessero in qualche modo dondolando, quindi non premendo insieme le due corde, perché in questo caso staremmo suonando un barré, le corde suonerebbero insieme e non funzionerebbe, ma cercando di andare a isolare un piccolo movimento dove prima suoniamo, quindi teniamo premuto la prima corda e subito dopo la seconda, andando quindi in qualche modo a ondulare con il dito indice, sì, indice. Anulare. Quando prenderete confidenza con questo pattern, su e giù tante tante volte, potete provarlo a spostare sempre lo stesso, quindi non andiamo a complicare le cose con altri pattern. Ovviamente quella sarà una cosa che dovrete fare poi voi dopo quando avrete padroneggiato la pratica, ma anche la teoria. Per spostare il pattern vi suggerisco di utilizzare gli slide, lo potete utilizzare sulla prima nota o sull'ultima, così. Lo sweep picking non ci dà soltanto un asso nella manica in più dal punto di vista tecnico, è infatti un ottimo mezzo per applicare un concetto di armonia molto semplice, cioè quello di collegare gli arpeggi degli accordi agli accordi stessi mentre stiamo improvvisando. Quando suoniamo l'arpeggio di un accordo, stiamo sostanzialmente suonando le singole note che lo compongono. Una regola di base molto comune nell'improvvisazione è proprio quella di utilizzare solo le note che compongono un accordo per improvvisare al meglio, anche se non si conoscono scale, non si conosce nulla di teoria. Tecnicamente, se si suonassero sempre le note che compongono ogni accordo che suona sulla nostra base, la possibilità di sbagliare è praticamente zero. Possiamo utilizzare tutti gli arpeggi che troviamo e suonarli sfruttando lo sweep picking. Questo nelle improvvisazioni ci darà quindi non solo la possibilità di essere virtuosi in alcuni punti, di essere un po' più tecnici, ma anche di suonare esattamente le note corrette. Questo chiaramente comporta però lo studio degli arpeggi, conoscere le triadi e le quadriadi, cioè le note che compongono gli accordi. Tutta questa parte teorica l'ho approfondita molto
moltissimo con esempi pratici e tutto il resto all'interno del corso. Una volta trovate le diteggiature e padroneggiata la tecnica, potete cominciare a utilizzarle, a suonarle utilizzando lo sweep picking e ad applicarle alle improvvisazioni. Se suonassi su una base con due accordi, La minore e Re settima, potrei sfruttare l'arpeggio di La minore suonandolo con lo sweep picking mentre la base sta sulla minore, per poi sfruttare l'arpeggio di Re settima quando si passa all'accordo di Re settima. Allenatevi intanto sfruttando un pattern che vi viene comodo, per esempio quello su cui ho fatto gli esempi inizialmente, e soltanto dopo, quando avrete capito come sincronizzare mano destra e mano sinistra, cominciate ad approfondire lo studio degli arpeggi, che magari potrebbe essere un tema per un prossimo video. A quel punto sfruttate la tecnica e le vostre nuove conoscenze teoriche su qualsiasi backing track e noterete un incredibile miglioramento nelle vostre frasi, nei vostri lick. Sarà tutto più coerente, oltre che più fluido, e sembrerete più bravi, perché lo sarete diventati. Questa, ragazzi, era la tecnica dello sweep picking e il mio modo personale di applicarla. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, è apprezzatissimo, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!